questi giorni di gran caldo, le raccomandazioni che facciamo sono attenzione a non uscire nelle ore più calde, cercare di stare in posti freschi, ventilati, su un'aria condizionata bene, altrimenti comunque è bene che si ripari dai raggi del sole, usi il ventilatore. E poi è importantissimo idratarsi bene. Bere almeno 1 litro d'acqua al giorno e non è banale perché spesso l'anziano non sente molto lo stimolo della sete, per cui imporsi proprio di bere anche se si sta fermi a casa, oltre a mangiare cibi ricchi di liquidi come la frutta, verdura, anche gelati, bere tanta acqua o anche le spremute e via dicendo. Poi è ovvio che i vestiti devono essere molto freschi, di cotone. E mai uscire nelle ore calde, solo verso sera o mattina, nelle ore del mattino. Poi si possono utilizzare anche i posti che mettono a disposizione sia l'USL che i comuni, posti che chiamiamo oasi di fresco, i centri diurni per gli anziani, i centri che ci sono presso i servizi territoriali dei comuni. Come raccomandazioni direi che sono queste quelle che dobbiamo tenere presente. E sottolineo bene, 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 tanta acqua.